pomeriggio a tutti. Con una certa emozione che porto il saluto e la partecipazione della comunità di Marzborghi e mia personale a questa assemblea popolare. Il percorso è iniziato con la grande manifestazione di Roma il 12 ottobre, la via maestra, alla quale ha partecipato anche una delegazione di Marzabotto. C'era un'espressione ben visibile che diceva Marzabotto per la Costituzione. Ecco, l'appuntamento di oggi per noi è molto significativo e ci riempie di soddisfazione, in quanto noi intendiamo sempre esserci laddove ci si confronta e si discute sui temi, sui valori della democrazia, del lavoro, della partecipazione, della libertà, della lotta contro ogni forma di violenza, del rispetto della dignità di ogni uomo, della pace, del disarmo, della riduzione delle spese militari. Ecco, io vi vorrei leggere due parole che Pietro Calamandrei diceva ai giovani, molti di voi le conoscono, però credo che sia giusto leggerle. La Costituzione è un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nei luoghi dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì perché lì è nata la nostra Costituzione. Credo che questa citazione sia proprio appropriata qui oggi, in questo luogo, a quasi 70 anni da quello che è stato definito il più vile sterminio di popolo, dove ha combattuto la brigata partigiana Stella Rossa e dove ci accingiamo a preparare, ci auguriamo tutti, un altro fantastico 25 aprile a Montesole, cui naturalmente siete tutti invitati. Grazie, grazie di essere qua, grazie agli ospiti. E un grazie particolare al Comitato delle Voci della Resistenza di Marzabotto che insieme ad altri ha organizzato questo importante appuntamento.